Ecco qua le famosissime goodie bag che preparo sempre, che poi ogni tanto mi dimentico di farvele vedere, per l'equipaggio di oggi da Miami a Fiumicino, sempre se saliamo sull'aereo, perché ieri dovevamo partire, ma l'aereo era pieno. Quindi questi sono i problemi di quando si vola stand-by. Vedete, queste sono calamite, sono tutti i disegni di mio marito, quindi non si trovano in giro nei vari negozi di souvenir, e poi il mio cordino. Si è appena svegliato. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami, molto triste. Perché sono circa 3 giorni che cerchiamo di partire e sono 3 giorni che l'aereo è pieno. Vedete, sono sola con i bimbi. Che sono i miei bravi aiutanti con una valigia a testa. Cerchiamo di volare su ITA Airways da Miami a Fiumicino. Insomma, quindi speriamo bene, vediamo che ne sarà di noi. Allora, non sono riuscita. No, Raya, non fare facce. Stellina, guarda che faccia che hai. Perché ieri la stellina, cos'è che hai combinato? Ti sei fatta male anche al gomito? Ha fatto un volo tipo angelo in piscina, ovviamente non dentro la piscina, ma sul pavimento della piscina, quindi insomma, vabbè. E devi fare le facce. Speriamo che guarisco, ti ho rovinato il musetto. Vabbè, e quindi non ho mica capito se ci sono posti o no, però a quanto pare, anche se ci sono posti, ITA non fa volare i bambini lontano dai genitori, che è una cosa molto positiva, mentre invece sulle compagnie americane di solito, cioè, magari cercano di mettere vicini, se no è veramente comune che salgano a bordo le famiglie che dicono non sono seduto vicino a mio figlio. E poi insomma, sì, ovvio, si cerca di spostare qualcuno, però se poi la gente non si vuole spostare, purtroppo non si può fare niente. Ryan in verità ha già volato 2 volte da solo, quindi cioè lui non sarebbe neanche un problema, però ovviamente se loro non fanno volare i bambini da soli c'è poco da fare. Miracolo, ce l'abbiamo fatta! Miracolo! Siamo riusciti a salire. Mamma. Fammi vedere qua, fammi vedere cosa hai fatto. Amore, guarda che cosa è scritto la stellina. Love you, mamma. E-cigarettes is not permitted in any area of this aircraft, including the lavatories, which are equipped with smoke detectors. Stavamo quasi dimenticando lei sull'aereo, sarebbe stata una tragedia. Raya mangia già subito, fame. Quindi siamo atterrati a, stavo per dire a Miami perché non so mai bene dove sto atterrando. No, siamo atterrati a Roma, a Fiumicino. Il volo è andato benissimo, poi siamo riusciti a salire, quindi miracolo, perché appunto vi avevo detto che non lasciano i bambini lontani dai genitori, ma per fortuna siamo riusciti ad avere 3 posti vicini.
praticamente la valigia è l'intrattenimento migliore. Speriamo di non fare incidenti. Abbiamo trovato una povera farfalla con l'ala rotta. Mettiamola sull'erba, dai. Ecco. Mettiamola sull'erba. Che se la lasciamo per terra la schiacciano. No, ci danno male però. I think she's thanking me for saving her. Dai, lasciala lì sull'erba. Sirene qua. Save me now, save me now, whoa, sister, save.
that you care. 'Cause your words never match what you do, how you act, so I can't just take you back. Al treno direzione Rimini è tutto, ci siamo fatti questa bella vacanza tra Roma e il centro Italia con mia mamma e ora è il turno di mio papà, quindi andiamo a Rimini. Vi ringrazio di aver volato con noi, non propriamente quest'oggi, tipo 2 settimane fa. Vi invito a iscrivervi al canale, mi raccomando seguitemi anche su Instagram e Facebook e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti!